È partito ad Avellino il progetto Cuore Verde, è la prima delle quattro iniziative poste in essere dall'amministrazione comunale e destinate ai percettori del reddito di cittadinanza. Riguarda 32 persone che in questi mesi sono state selezionate, dopo la profilazione di circa 1000 soggetti, dall'INPS e dagli assistenti sociali. Il loro compito sarà quello di pulire e svolgere piccole attività di manutenzione all'interno dei parchi e delle piazze della città. Faranno le pulizie di tutto il verde della città, sono distribuiti in tutta la città, dalla Villa al Manganelli, dal Manganelli a Via l'Italia, via Luigi Bimbo, San Tommaso. Ci sono delle squadre dappertutto, assicureranno la pulizia del verde. Questi mediamente devono fare 8 ore a testa, quindi lavoreranno 2 giorni a settimana. Fino a quando? Fino a novembre dell'anno prossimo. Ma questa non è l'unica azione messa in campo dall'assessorato all'ambiente. Stiamo lavorando ad un progetto che ci è stato approvato dalla Regione Campania di 25.000 euro per piantumazione di nuovi alberi. È già stato approvato, abbiamo avuto pure il finanziamento, dobbiamo fare la gara per comprare gli alberi. Non è un mistero poi che il Comune abbia già chiesto da tempo un maggiore sforzo a Irpini Ambiente, in particolare sui mezzi, ma l'incognita sull'affidamento del servizio rifiuti non aiuta in questo senso. Se non si scioglie il nodo ATO Irpini Ambiente non sappiamo ancora bene con chi parlare.